la violenza di genere al centro del dibattito in Consiglio regionale. Ne parliamo con Angela Cortese, consigliere regionale del Partito Democratico ed ospite di questa puntata del Taccuino Politico della Campania. Allora, finalmente il dibattito si è aperto sul tema. Ma il dibattito, devo dire che in Consiglio regionale è aperto da tempo, siamo stati forse una delle prime regioni ad approvare nel febbraio del 2010 una legge di cui sono stata relatrice contro la violenza di genere. Oggi portiamo in aula il sistema sociosanitario per prevenire la violenza di genere, ma devo dire che purtroppo mentre il Consiglio lavora su questi temi e legifera, abbiamo uno scollamento con la politica purtroppo della Giunta, una Giunta dove ancora non c'è il rispetto delle quote rosa, una Giunta dove non c'è la delega alle pari opportunità. Questo deficit ci ha portato a perdere i fondi nazionali per le pari opportunità. Noi ci auguriamo che il Presidente Caldoro completi al più presto la Giunta dando anche la delega alle pari opportunità. Questo sarebbe, diciamo, nel rispetto di una situazione che ormai è diventata veramente esplosiva anche nella nostra regione. Voglio ricordare che negli ultimi giorni ci sono state 3 vittime di violenza di genere in Campania, quindi è un tema molto forte, sono 64 le donne uccise proprio perché donne, quindi ci troviamo in presenza di un vero e proprio femminicidio, 64 donne uccise nell'arco veramente di metà anno, quindi siamo realmente preoccupate e spero che questa preoccupazione non sia soltanto del Consiglio ma divenga una preoccupazione anche della Giunta. Bene, voltiamo pagina, occupiamoci dei diritti. Napoli, la città di Napoli intende porsi all'avanguardia per quanto riguarda i diritti civili, soprattutto per quanto riguarda le unioni civili. Ma penso che questo ormai sia un tema inderogabile nell'agenda politica e che il tema dei diritti deve essere al primo posto, anche quando parlavamo di violenza parliamo di diritti, cioè i diritti sono diritti universali e devono essere esigibili. Ci sono persone che fanno scelte diverse, queste scelte devono essere rispettate e devono trovare accoglienza in quelle che sono, diciamo, i regolamenti che nei comuni, nelle province, nelle regioni devono essere fatti propri. Il Comune di Napoli ha ospitato ancora una volta il Gay Pride, è stata una manifestazione molto colorata e colorita, però quello che viene fuori dalla manifestazione è un messaggio di richiesta di diritti. Non c'è più tempo né per il femminicidio né per l'omofobia e per sconfiggere questi due brutti fenomeni c'è bisogno che gli enti locali e le regioni facciano la loro parte. Apriamo ora una finestra sulla politica nazionale. Uno Stato sociale, un welfare sempre più fondato sulle pensioni dei nonni, a quanto pare. La stessa spending review, la revisione della spesa, sembra essere una ennesima pesante nuova manovra. I sindacati sono sul piede di guerra. Ma il vero problema è che sul welfare, il welfare viene considerato ancora oggi una spesa. Io penso che dobbiamo cambiare proprio la logica dell'approccio, dobbiamo pensare che invece il welfare è un investimento importante soprattutto nel mezzogiorno dove risiedono i 2/3 delle famiglie povere italiane, quindi c'è bisogno di un intervento dello Stato perché questi temi non possono essere lasciati né alla logica dei privati né agli investimenti del terzo settore, sono tutti, diciamo, settori che devono essere complementari a quelle che sono le politiche dello Stato. Io mi auguro che si intervenga, tra l'altro sullo spending review io penso che ci dobbiamo ritornare perché celatamente penso che si stia facendo una riforma della pubblica amministrazione attraverso un sistema dell'economia. Ecco, intanto Sergio Marchionni ha detto che forse c'è uno stabilimento in più della Fiat in Italia, sarebbe da chiudere, quasi una provocazione, quasi un incitamento alla rivolta. Ma Sergio Marchionni, io penso che sia arrivato il momento che farebbe bene a tacere. Io ricordo, come ricordano tutti gli italiani, quello che è significato la Fiat in Italia e come la Fiat sia stata, diciamo, anche sostenuta dalle politiche industriali
industriali del nostro paese. Oggi c'è una difficoltà, sicuramente c'è una difficoltà che non è soltanto italiana, è internazionale, e penso che Marchionne in questo momento, ecco, ritorniamo ai finanziamenti dei privati, dovrebbe un attimino essere più attento a quelle che sono definite provocazioni, ma chi occupa certi livelli di responsabilità deve smetterla anche di provocare, ma deve soprattutto assumersi delle responsabilità ed agire in difesa di quel territorio che gli ha dato tanto, forse anche troppo, e che oggi lo fa diventare un po' spocchioso. Ecco, intanto il filosofo Marchionne, ricordiamo, è laureato in filosofia, quasi uno schiaffo alla filosofia, è stato chiamato dalla Fiat per vendere più auto, non vende più auto, ne vende di meno, si aumenta però lo stipendio. Una grossa contraddizione. È una contraddizione filosofica. Mi verrebbe da metterci un punto interrogativo. Non si vendono tante auto, ma non si vendono dappertutto, cioè c'è un mercato fermo, logicamente in un momento di crisi il superfluo viene messo un attimo da parte delle famiglie, ci sono spese ben più urgenti da dover sostenere, e quindi diciamo l'automobile diventa veramente, torna ad essere un lusso, cosa che non lo era stato probabilmente per il passato. Noi ci auguriamo che invece la crisi venga superata con le dovute politiche che il governo sta mettendo in campo e che si ritorni veramente a respirare, non soltanto in Italia ma in Europa e veramente anche in tutto il mondo. Veniamo al Partito Democratico e alle alleanze per le prossime elezioni, un partito che guarda al centro ma che viene tirato anche per la giacca dalla sinistra. Ma il Partito Democratico è un partito che si colloca nell'ambito del centro-sinistra ed è il maggior partito del centro-sinistra. Il vero problema è che dovremo costruire delle alleanze che diano stabilità a questo Paese, proprio per tutte le cose che ci siamo dette fino adesso, per la crisi, per come affrontarla, per il problema delle povertà. E allora se si debbono allargare le alleanze, si allargano sicuramente verso il centro, anche perché al di là diciamo, dei partiti che notoriamente sono alleati con il centro-sinistra, penso che non si possa andare oltre. Dopodiché c'è questa disponibilità di Casini, io penso che noi lo dobbiamo sfidare sul programma e sugli obiettivi che intendiamo raggiungere. Se Casini ci sta, diciamo firma un patto di alleanza con il Partito Democratico e con tutto il centro-sinistra, ma sicuramente io non penso che ci possa essere un'alleanza soltanto PD e centro. Penso che questo non sia nelle corde del Partito Democratico, ma penso che non sia neanche nella realtà del paese. Nessuno intanto vuole Di Pietro. Ma Di Pietro in questo momento, con le scelte che sta facendo, è stato proprio lui a decidere di mettersi fuori diciamo, da un discorso di alleanze, ma io penso che avvicinandoci sicuramente alle scadenze elettorali ci sia un rinsavimento di Di Pietro, perché sicuramente da solo non va da nessuna parte, sarebbe un grillino in più o un leghista in più, nulla diciamo, di meglio o di più per garantire una stabilità di governo a questo paese. Bene, buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortese attenzione. Taccuino Politico della Campania, come sempre, tornerà domani alla stessa ora.